La palestra, o la conferenza, come si dice in italiano, l'ho chiamata Come nasce il mito Ferrari? Beh, se c'è un mito, ci deve essere una storia. E quindi, fondamentalmente, vi racconterò una storia. E la storia io l'ho divisa in tre atti, come si fa a teatro. Il primo atto parleremo della comunicazione, del marketing, che è rivoluzionario, il marketing della Ferrari. Poi parleremo della storia del suo fondatore, Enzo Ferrari. Infine, l'ultimo atto, parleremo dell'eccellenza italiana, di cui la Ferrari è il simbolo massimo. E vedremo perché. Iniziamo a bomba con la comunicazione della Ferrari. E do l'onere di farci entrare a capofitto nel mito Ferrari a un video di 2 minuti. Un video che si trova anche su YouTube. Vediamolo. Over 60 years ago, we began to work with Ferrari. What we've learned from our shared passion on the track, we've put on the road. Shell V-Power, Ferrari fuel for the road. Bene, questo era, è uno dei modi in cui Ferrari comunica se stessa. E ci riesce bene, e è rivoluzionaria nel farlo. Perché, per esempio, nel 2013 e nel 2014 Ferrari è riconosciuta come il brand è un termine brutto degli addetti ai lavori, come il marchio più influente al mondo, più potente. Ma qualcuno potrebbe dire, no, io ho letto di Apple, Coca-Cola, hanno molti più numeri, molti più utili, Google, molti più utili, in banca hanno più soldi, sì, è vero, ma più influente non vuol dire che c'è più soldi in banca. Vuol dire che se quel marchio lì lo metti in un paese dove le strade nemmeno esistano, te lo riconoscano. E ci sono fedeli e ti vanno dietro a quel marchio più di altri. Questo vuol dire più influente. Vuol dire che se ti presenti a una banca e chiedi finanziamenti, probabilmente te lo danno a quel marchio e non all'altro. Non vuol dire avere più utili al mondo. Quella è Apple, senza dubbi. E come è riuscita la Ferrari a arrivare a essere il marchio, perché come utili è credo 300esima al mondo, non fa tutti questi utili, a essere nella testa della gente, avere questa fidelità, questa credibilità nella testa della gente. Ha delle strategie, ha avuto delle strategie fin dall'inizio. Una è differenziarsi. Facile a dirsi, meno a farsi. Boh, differenziarsi primo, per esempio, per il tipo di comunicazione. Mai la Ferrari, vedrete uno spot, avete visto della Ferrari, uno spot in televisione, sulle riviste, outdoor, fuori, mai fatta pubblicità convenzionale, mai. No, ma scusa, questa qui che ci ha fatto vedere prima? No, l'ha fatta Ferrari, l'ha fatta uno sponsor, l'ha fatta la Shell, ha pagato la Shell, l'ha veicolata sulla televisione tedesca, ma non l'ha pagata la Ferrari.
La Ferrari fa altre cose, club Ferrari di ferraristi, fa parchi tematici, corre in Formula 1, ma non fa pubblicità convenzionale. La metafora di questa strategia di differenziarsi è questa macchina, la prima che Ferrari costruisce nel 1946. Costruisce una macchina che ha un motore 12 cilindri. Gli ingegneri del tempo e tutti i tecnici dicono non serve a niente 12 cilindri, vanno bene 6, non aumentano le prestazioni di una macchina con 12 cilindri, anzi il motore è ancora più pesante. È come dicessi, ma voglio fare un Rolex con 8 lancette, non servono 8 lancette, servono 2, minuti e ore, al limite secondi. Ferrari insiste contro tutto e contro tutti, fa il motore 12 cilindri, tutti lo criticano. Un anno dopo questa macchina vince la corsa a Roma e i giornalisti impazziscono, perché vogliono sapere il segreto di questo 12 cilindri, che prima tutti dicevano inutile, invece ora tutti, le banche, che all'epoca non era tanto facile farsi finanziare, fanno a gara per finanziare la Ferrari, perché è una cosa unica, mai vista, tecnologia mai esistita, 12 cilindri, si differenziava, quello che continua a fare oggi. Un'altra strategia, esclusività. La Ferrari fa 7.000 modelli all'anno. Se io oggi decido, voglio comprare una Ferrari, mi devo mettere in lista e me la consegnano dopo un anno, se mi va bene. E Ferrari diceva, le mie macchine sono come delle belle donne, è difficile averle, bisogna saperle corteggiare, bisogna aspettare. E fa aspettare i ricchi, i potenti della terra, un anno minimo, questa cosa è stata criticata tutti gli anni, Ferrari perdiamo clienti, c'è Lamborghini, Porsche, no, continuiamo così, 7.000 massimo e poche unità, lista d'attesa. Quando vende questa macchina e la vende un mese dopo che ha vinto la corsa, la vende anche per il pubblico, fa un libretto che lui scrive e proprio spiega questa esclusività. Se comprate questa macchina ci sono pochi modelli. E vi sentirete come far parte del mio reparto corse, della scuderia Ferrari, perché avete tutto l'apporto logistico e meccanico della mia scuderia. Non fate corse, voi ci andate a giro per le strade di Roma, venite nel mio reparto corse, noi vi aiutiamo. Faceva sentire chi la comprava decisamente esclusivo. Però badate bene, far sentire esclusivo e vendere delle macchine che costavano uno stonfo all'epoca, 1946, cioè l'Italia nel 1945 usciva dalla guerra mondiale, era un paese distrutto, dilaniato, poverissimo. Nel 1944 bombardavano l'officina della Ferrari, nel 1945 la ribombardavano, nel 1946 gli fa uscire una macchina che vince. E, insomma, è una storia abbastanza di coraggio, è come se volessi andare a vendere, non lo so, un grande store della Rolex in mezzo all'Afghanistan, mi direbbero tutti, e Dio con 8 lancette, mi direbbero tutti, non sei un po' pazzo, eh? Sponsorizzazioni. Ferrari gestisce le sponsorizzazioni, oggi è iniziato per primo a gestirle come nessun altro ha mai fatto. Racconta lo stesso Ferrari in un libro che il presidente della Fiat, tal Valletta, all'epoca lo avvicina, gli dice... Ferrari, mi dicono che lei con le corse ci fa anche i soldi, perché erano tutti in perdita quando uno correva. Al limite faceva dell'autopubblicità, ma perdeva soldi. Cioè, com'è che lei fa soldi con le corse? E Ferrari dice, ma sì, guarda, vede quel logo laggiù della Shell sul nostro camion? Sì, lo vedo. Ecco, la Shell ci dà al mese 120.000 lire. Valletta rimase folgorato, perché le sponsorizzazioni non esistevano e per lui era una cosa geniale. Poi dopo, da lì, parlare di questo oggi è una cosa normale. E però come gestisce tuttora i 50 e passa sport della Ferrari, lei oggi leggo che nessun'altra squadra riesce a gestirli così bene. La dimostrazione lampante di questa buona gestione della forza del marchio è a Abu Dhabi, questo parco tematico nato da alcuni anni, si chiama Ferrari World, è il più grande parco tematico al coperto. Sono le solite cose, ottovolanti, cinema 3D, piloti la Ferrari in simulazione, bello sicuramente. Però cosa ci spiega, cosa mi spiega? Che ci vuole una grande forza come marchio, perché non è della Ferrari, è di terzi, ci hanno messo i soldi e semplicemente hanno chiesto a Ferrari di entrare con una partecipazione e dare il marchio. E funziona questo parco Ferrari World, perché nel 2017
A Barcellona ne costruiscono un altro, Ferrari World in Europa, a Barcellona. Bisogna essere un marchio molto potente perché gli altri ti costruiscono un parco tematico di queste dimensioni. Ferrari alla fine non vende macchine, vende sogni, perché questo fa parte del sogno. Andiamo sulla storia per cercare di capire, perché è il nocciolo della conferenza, la storia. La storia di Enzo Ferrari. Nasce alla fine del secolo del 1800, nasce a Modena. Modena è una città molto simbolica per le macchine da corsa. È come dire Firenze nel Rinascimento con tutti gli artisti, da Michelangelo a Leonardo. È come dire la Silicon Valley per start-up, dove è nata Google, Apple, chi volete. Tutti i geni sono là e Modena, stranamente, quasi tutti sono là. Perché? Perché in quegli anni c'è Ferrari, c'è Lamborghini, c'è Maserati, un po' più in là c'è anche la Ducati che fa moto. Tutti lì fintamente amici, ma in verità osservandosi l'un con l'altro per vedere chi fa meglio. E c'è una storia che mi fa capire che a volte questa competizione è buona, è sana, non è solo liti e porte sbattute in faccia. Lamborghini faceva trattori all'epoca, una fabbrica a pochi chilometri da Ferrari. Lamborghini guadagnava soldi e aveva la sua Ferrari. Conosce Enzo, lo conosceva, lo va a trovare in officina, alla Ferrari, e dice: Enzo, io ho un consiglio, guarda, il cambio di questa Ferrari qui che ho io, secondo me si potrebbe migliorare. Ferrari, che era un crostino, una persona dura dalla risposta secca, si volta e fa: Lamborghini, te fai i trattori, vai, io faccio le macchine da corsa. E non accetta il consiglio. Lamborghini si gela, ci rimane malissimo, prende la sua Ferrari, volta in officina e dice, riunisce tutti i meccanici e dice: da domani noi facciamo macchine da corsa e le faremo meglio di Ferrari. E insomma, ci sono, perché il mercato negli Stati Uniti si combattono, ma Lamborghini e Ferrari sono lì lì per chi ne vende di più. Vedete, la competizione spesso è sana. I primi anni della sua vita... lui è in officina con il padre ha un'officina di meccanica, di carpenteria meccanica, lavora soprattutto per le ferrovie, comunque lui comincia a capire della meccanica, non finisce gli studi perché si appassiona a lavorare nell'officina del padre, nonostante il padre lo sgrida perché dovrebbe andare a studiare. Il padre è un grande vate perché gli fa scoprire le sue passioni, a 10 anni lo porta a una corsa di automobili a Bologna, vede le automobili, Ferrari rimane folgorato. Da grande voglio fare il corridore. Poi il padre lo porta anche alle operette. E Ferrari, quando vede le operette, vuole diventare cantante lirico, altri due grandi desideri. Lui voleva diventare o corridore, o cantante lirico, o anche giornalista. 3 cose. Non voleva costruire macchine all'inizio. Cantante lirico dice perché c'erano molte soubrette, molte belle donne, quindi se io canto bene mi arrivano le donne. E ha avuto comunque 2 belle mogli, dicono, di Enzo Ferrari. Iniziano i primi fatti tristi che segneranno la vita di questo giovane. A 18 anni gli muore il padre di polmonite. C'è la guerra mondiale, la prima guerra mondiale in Italia, il fratello parte, muore, ucciso in guerra. Ferrari rimane da solo con la mamma. È un lutto che probabilmente non elaborerà mai, come tutte le morti premature che vedremo gli succedono nella vita a Ferrari. Sarà il grande mostro che lo agita e cerca in qualche modo una vittoria sopra questo mostro Ferrari. E lui, anche lui, parte per la prima guerra mondiale, ma dopo un anno viene congedato perché ha la pleurite e quindi lo congedano. Congedato, va a Torino, aveva esperienza come meccanico, c'è la Fiat, si presenta alla Fiat, vuole essere assunto, fa un colloquio, ci spera, non lo prendono. Ci rimane malissimo. Ferrari è l'unica volta che racconta che in vita sua pianto, si è messo su una panchina dopo il colloquio della Fiat, si è messo a piangere come una fontana. Poi Ferrari dopo parlerà sempre meno di sentimenti, sempre, si vedrà sempre con quegli occhiali scuri, neri, perché non vuole che le persone capiscano come lui è fatto dentro. Questo lo dice chiaramente. Però, anche se la Fiat non lo prende, è Ferrari, un tosto, uno che non demorde. E nel 1919 si fa assumere da una impresa, prima come meccanico, poi come collaudatore, poi come pilota da corsa.
è bravino, non è un fenomeno, non è Ayrton Senna, però è bravino, vince qualche corsa. L'Alfa Romeo lo nota e lo ingaggia. L'Alfa Romeo era, come dire, il massimo delle corse all'epoca, era la Ferrari dell'epoca, l'Alfa Romeo. Lo ingaggia. Con l'Alfa Romeo Ferrari vince delle gare, alcune gare, non tutte, e in una di queste gare c'è, al traguardo, sul podio delle premiazioni, c'è la mamma di un eroe di guerra italiano, un certo Francesco Baracca, che è un aviatore, e si vede su tutti i libri di storia, noi Francesco Baracca è un nome famoso, che è un nostro eroe. Questa mamma gli regala al vincitore, cioè Enzo Ferrari, gli regala una foto con la firma di suo figlio. Nella foto, la foto è questa, e gli dice: Ferrari, mio figlio sull'aereo aveva un cavallino rampante, lo porti con sé, secondo me gli porterà fortuna. Ferrari ascolta e diventa infatti dopo, anni dopo, il simbolo della Ferrari, con sotto il giallo, che è il colore della città di Modena. Nel 29 fonda la sua scuderia, è una scuderia di piloti, non di costruzione macchine. Lui gestisce molti piloti per farli correre, soprattutto con le macchine dell'Alfa Romeo. In questa scuderia ci corre anche Tazio Nuvolari, campione indiscusso. Sono due i piloti che lui ha ammirato e amato. Uno era Tazio Nuvolari. Perché? Per il coraggio estremo che vede in questo uomo. E lui, per esempio, quando gli va accanto perché gli fa da copilota, lui, pilota, aveva paura a stare in macchina con Tazio Nuvolari. Racconta Enzo Ferrari che Tazio Nuvolari è il pilota che ha inventato la sbandata controllata. Cos'è? Non sono tecnico, cerco di spiegarvela un po' alla buona. E entrava in curva, e Tazio Nuvolari entrava in curva, dava una controsterzata, la macchina si inclinava, sembrava andasse fuori di dietro, in verità Tazio Nuvolari poi accelerava e quindi la macchina faceva tutta la curva in derapata, di modo che quando iniziava la bocca del rettilineo la macchina era già impostata per il rettilineo, quindi già poteva accelerare quando gli altri ancora erano sterzando e andando piano. Nel 37 l'Alfa Romeo gli fa costruire una macchina, gli dà fiducia, costruiscimi una macchina. Costruisce l'Alfetta, macchina che vince moltissimo. Dopo queste vittorie però Ferrari si separa dalla amata Alfa Romeo, non vanno d'accordo, Ferrari è uno che comanda, è un mezzo dittatore, vuole decisioni su tutto. Nel 51, nel 46 fa quella macchina che abbiamo visto, la 125S, unico, che ha un unico esemplare oggi tra l'altro, quella 125S. Nel museo delle Ferrari a Modena. Se la volete comprare non ha prezzo, come la Gioconda, non si vende. E comunque, prima quella macchina, nel 1946, nel 1951 c'è la prima vittoria della Ferrari in Formula 1, in Gran Bretagna. E quel giorno Ferrari dice ai giornalisti: è il giorno in cui ho ucciso mia madre. Nel senso che aveva lasciato dietro e di molto le Alfa Romeo. Da quel momento l'Alfa Romeo sono un declino, vince sempre Ferrari in Formula 1, in quell'anno. Fatto sta che l'Alfa Romeo si ritira il campionato dopo e non partecipa più alla Formula 1. Sì, ci partecipa a volte con i motori Brabham Alfa Romeo, quando ai tempi più recenti. Nel 1956 un altro grave lutto, a 24 anni gli muore un figlio, Dino Ferrari, gli muore di distrofia muscolare, quindi una malattia che già si prevedeva come andava a parare. E Dino, lui lo portava in officina, era già laureato, aveva già laureato in ingegneria meccanica e già stava progettando motori, però non ce la fa. E questo è un grandissimo cruccio, di non essere riuscito a curare la malattia del suo figlio. Infatti dopo la morte lui donerà moltissimo per le istituzioni che curano questa malattia di distrofia muscolare. Lui, Ferrari per esempio, ha un rimpianto nella vita. Uno dei rimpianti è: a pochi mesi dalla morte di Dino, lui porta, capisce che Dino non ce la fa, vanno in gita a San Marino su una rocca, si affacciano sulla rocca e lui dice: il mio grande rimpianto della vita è in quel momento non aver spinto Dino e io stesso di sotto la rocca per averla fatta finita. Quindi la cosa è stata molto pesante. Da quel momento Ferrari, per esempio, si vedrà solo con gli occhiali scuri. Da quel momento Ferrari non va più in nessun circuito di Formula 1, seguirà tutte le corse, tutte le prove, tutti i suoi piloti da Maranello o da Mantova. I giornalisti lo intervistano,
vengono a Maranello, lui non si muove. Non prenderà più aerei, non prenderà più ascensori, non prenderà più treni. Nell'82 altro lutto. È un po' il leitmotiv, queste morti premature nella vita e la lotta, il cercare di fare qualcosa di Ferrari per questo. Nell'82 muore un altro pilota che lui ammira, sono due i piloti che ammira. Come ho detto prima, Tazio Nuvolari e Gilles Villeneuve. Ferrari diceva, sono due piloti che anche se perdono, vinceranno sempre. Tazio Nuvolari, Gilles Villeneuve. Perché? Per il coraggio. Perché quando i due montavano in macchina era uno spettacolo. Gilles Villeneuve staccava l'acceleratore per ultimo, si vedeva, era lampante che era l'ultimo, che prima della curva era l'ultimo che staccava, poi distruggeva le macchine, volava, lo chiamavano l'avviatore. Non ha vinto un mondiale, forse ci sarebbe riuscito l'anno in cui è morto, però non ha vinto come, non so, Alain Prost o Ayrton Senna, però è stato amato, è stato l'Ayrton Senna dell'Italia. In Italia l'abbiamo amato moltissimo, come del resto Ferrari. Perché l'ho amato moltissimo Ferrari Gilles Villeneuve? Al di là del coraggio, dell'altruismo, perché era anche altruista. Perché Ferrari, come ho detto prima, era un dominatore. Era uno che decideva anche com'era la carta igienica che doveva andare nelle fabbriche a Maranello. Quindi era uno che sulla macchina aveva l'ultima parola. Non voleva quindi il campione che decidesse il motore deve essere così, le gomme così, l'olio è questo. Era lui che aveva l'ultima parola, era un dominatore. Gli inglesi lo chiamavano Drake, per ricordare Francis Drake, il corsaro, che era appunto un grande dominatore. E quindi non andava d'accordo, per esempio, con piloti come Fangio. Fangio durò 6 mesi alla Ferrari, perché era già una stella. Lauda, quando vinse il secondo mondiale, cominciò a pretendere, facciamo così, cosà, via, fuori. Non comandava Lauda, comandava Enzo Ferrari. E ho letto anche di Senna. Senna fu contattato quando era la Lotus da Ferrari. Senna era già una mezza stella, il pilota giovane, però già tutti ne parlavano. E quindi Senna si sentì di dire, sì, vengo alla Ferrari, però dovete anche ingaggiare il direttore sportivo della Lotus. E Ferrari in quel caso non ci prese, annusò che no, questo qui già vuol comandare. Nemmeno sta la Ferrari già. Infatti non lo contrattò. I grandi campioni non sono mai arrivati alla Ferrari, si sono formati dentro la Ferrari. Michael Schumacher è arrivato perché Ferrari non c'era più, perché c'era Montezemolo, se no non sarebbe arrivato, perché era già un grande campione. E questo Gilles Villeneuve, prima di arrivare alla Formula 1, era un pilota di slitte sulla neve in Canada, cioè era un signor nessuno. E Ferrari lo prende per sfidare il mondo, perché ha mandato via Lauda, che era un campione del mondo, e fa vedere che io posso prendere chiunque, tanto chiunque ci metto vince perché la macchina è superiore. Prende Gilles Villeneuve, pilota di slitte della neve, e Gilles Villeneuve il primo anno infatti è un mezzo disastro, la stampa lo attacca, lui però lo conferma, fino a che veramente incantare il pubblico italiano e mondiale. Non ha vinto un mondiale, ma la Ferrari è diventata ancora più famosa per i voli di Gilles Villeneuve, per quel sorpasso con René Arnoux che è durato 2 giri dove si passavano e si contropassavano. È infatti uno degli idoli di Ayrton Senna. Ayrton Senna ha 2 idoli, Niki Lauda per la freddezza e per il coraggio, Gilles Villeneuve. Enzo Ferrari dice alla morte di Gilles Villeneuve, il mio passato è pieno di dolori e di tristi ricordi, mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio. Ora, quando mi guardo indietro, vedo tutti quelli che ho amato. E fra loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene. Nell'88 muore, prima si prende una laurea ad honoris causa, all'Università di Modena, ne ha prese altre, una di ingegneria da Bologna, è stato premiato dalle Nazioni Unite, è Cavaliere del Lavoro, una marea di premi, non ha mai studiato per l'università. Muore a 90 anni, non ce la fa vedere il Papa, perché il Papa era in visita a Maranello alcune settimane prima, si sentono solo per telefono. Era un grande desiderio. Lauda, uno che ci ha sbattagliato moltissimo con Ferrari, se vedete il film Rush che parla di Lauda e Hunt, c'è un pezzo in cui si vede Lauda che litiga con Ferrari. Lauda dice, Enzo Ferrari, la persona più carismatica che abbia mai incontrato in vita mia.
E poi sentiamo cosa dice Mauro Forghieri. Mauro Forghieri era l'ingegnere, il direttore sportivo della Ferrari Corse all'epoca in cui, quando Lauda vinceva i campionati mondiali, quando correva Scheckter, quando correva Gilles Villeneuve, quando correva Alboreto, Berger. Questo signore faceva le macchine, le pensava, le disegnava e le gestiva durante le corse. E quindi vedeva Enzo Ferrari praticamente tutti i giorni. Sentiamo cosa dice, cosa ci racconta in un minuto di Enzo Ferrari. Che cosa c'era di ammirevole in lui? Quello che ha fatto certamente, ma il carattere, la genialità? La determinazione e la capacità di non arrendersi mai. Forse è stato più Ferrari nei momenti in cui non si vinceva di quando si vinceva. Una volta lei mi ha detto, per un pistone che non va, io faccio dei calcoli. Lui lo sente con l'anima. Sì, sì, è vero. Era così? È così, lui sentiva le cose. Ed era una cosa che ci dava fastidio, no? Dava molto fastidio, no? Perché noi faticavamo come dei pazzi a fare certe cose, a prevederle. Lui spesso gli diceva, vedrai che non va venga bene, vedrai che non andrà bene. E diceva, ma speriamo si sbagli, invece purtroppo spesso... Era anche poi la sua esperienza, ne aveva viste di tante. Ma l'intuito era certamente una delle sue grandi doti, no? Forse la più grande dote che aveva era quella. Non si è mai arreso, né nei momenti difficili né nei momenti facili. Non si è mai neanche arreso all'età, oserei dire, che questo non è mica facile. Un esercizio un po' complicato. Un po' complicato. Chiudiamo questa storia con l'ultimo capitolo. Il capitolo io lo dedico all'eccellenza, perché Ferrari è simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Beh, prima io mi sono chiesto cos'è l'eccellenza, perché potrebbe essere anche una parola vuota. Qualcuno magari dice, ah, eccellenza, lusso. No, l'eccellenza non è il lusso. L'eccellenza, io sono andato sul vocabolario della Garzanti e c'è scritto, eccellenza, il più alto livello qualitativo raggiungibile, perfezione. Vediamo come Ferrari arriva a questo, o come prova ad arrivarci. E vorrei capire anche, con un simbolo, un video, come la Ferrari fa eccellenza. Questa è una metafora, eh? Però è una metafora sicuramente di perfezione e eccellenza. 21 uomini in 3 secondi nel 2013 a Melbourne cambiano le gomme a una macchina in corsa. Nessuno mai ha fatto una cosa del genere fino ad oggi, non c'è squadra sportiva che riesce a fare questo. 21 uomini coordinati alla perfezione in 3 secondi. È una metafora, poi potrei aver fatto vedere video di come costruiscono il motore, eccetera, però era un po' più lungo. Vediamo come raggiunge la perfezione la Ferrari e più che altro cos'è l'eccellenza calata nel contesto italiano. Allora, si potrebbe dire che l'eccellenza in Italia è un viaggio che è andato da Taylor, con la I lunga, a Taylor. Cosa voglio dire? Taylor è il teorico della scientifizzazione del lavoro, diciamo della catena di montaggio, dei processi. È un concetto estremamente anglosassone, sono bravissimi in questo. A montare il lavoro con padroni di qualità perfetti, ottimi, però un padrone standardizzato. Mentre noi italiani siamo più Taylor senza la Y, cioè siamo sarti, cioè facciamo un'altissima personalizzazione del prodotto, magari ne facciamo solo uno, però perfetto, eccellente. Per fare un esempio, a Napoli ci sono sicuramente i migliori sarti d'Italia. Se io vado a Napoli a farmi fare un vestito, mi guardano, mi misurano, magari ho la spalla un po' che pende, me lo fanno perfetto. Io non posso comprare un Armani, perché l'Armani è fatto standard per tutti. Io devo andare a Napoli, e a Napoli mi fanno l'eccellenza in quel vestito che è solo per me, quindi personalizzato. In questo noi italiani siamo bravissimi. A volte nelle strategie, nei numeri, nel vedere. Il marketing della Ferrari è molto di pancia, non è stato, ci sono degli analisti di mercato che hanno fatto il calcolo, hanno fatto le strategie, Enzo Ferrari ha pensato le sue cose
molto distinto, come del resto facciamo noi italiani. E questo quindi è quello che noi siamo bravi a fare. Noi siamo bravi a fare i sarti in tutto e quindi anche nelle macchine. Quindi l'eccellenza italiana non è un'eccellenza scientifica nell'organizzazione della produzione, non saremo mai bravi. Noi siamo eccellenti nella personalizzazione, nel fare l'abito sia una macchina, un gioiello, un orologio, una casa. Magari facciamo uno, ma quell'uno lo facciamo nei minimi dettagli e perfetto anche nei particolari. Questa è l'eccellenza come intesa in Italia. Applichiamola alla pratica. Come l'Italia fa, per esempio, motori eccellenti? Come la Ferrari fa motori eccellenti? I motori della Ferrari nascono in continuazione. La Ferrari nella sua storia ne ha fatti 200. Quindi vuol dire che fa 3-4 motori all'anno nuovi, diversi. Com'è che nasce un motore Ferrari? Beh, nasce, lo fanno sì, a mano, non è che c'è delle cose stampate, ma anche alcune fatte a mano. Ma la cosa che mi ha colpito, che racconta Montezemolo, è che una volta che il motore è pronto, lo portano in una galleria insonorizzata, chiamano dei musicisti, non dei meccanici, chiamano i musicisti di leva nazionale e internazionale, direttori d'orchestra, trombettisti, pianisti, e li fanno ascoltare, accendono il motore e li fanno ascoltare il suono del motore. Se questi musicisti dicono suona bene, il motore è montato sulle macchine e entra in produzione. Se i musicisti dicono no, non batte bene, il motore ritorna alla progettazione e lo rifanno, finché per i musicisti, non meccanici, per dei musicisti, ma direttori d'orchestra, dicendo, non il chitarrista rock di strada, se per loro va bene, il motore entra in produzione e viene montato sulle macchine in vendita. Fatto sta che si parla di suono, di melodia, non si parla di rombo, ronco. Rombo è Lamborghini. Alla Ferrari, se parlate di rombo, disputa non faccia. Montezemolo, direttore precedente di quello di adesso, che è Sergio Marchionne, dice ogni propulsore Ferrari deve avere un suo suono diverso dall'altro, ma deve essere sempre chiarissima l'impronta di famiglia. Si deve capire subito, ad occhi chiusi, che quel suono appartiene a una Ferrari. E lo ribadisce un cliente, che è direttore d'orchestra, era, non vive più, direttore d'orchestra più famoso, uno dei più famosi al mondo, von Karajan, che era un collezionista di macchine, soprattutto di Ferrari, e von Karajan diceva nessun maestro d'orchestra al mondo riuscirebbe a riprodurre la melodia dei 12 cilindri della Ferrari. Melodia, suono, musica, non si parli di macchine. Questo è come la Ferrari cerca di raggiungere l'eccellenza, la perfezione. Non conta più il motore che da 0 a 100 va a 3 secondi. È altro che si vende. Se avete notato il video all'inizio, qual è il suono? È il suono della macchina. Non c'è gente che parla, non c'è altro. Vendono molto, sì, l'immagine, ma anche il suono. Infatti, tra i maggiori clienti, sì, c'è von Karajan, ma c'è Eric Clapton, è un famoso collezionista di Ferrari. C'è il direttore d'orchestra Abbado, c'era, perché anche lui non c'è più. Quindi molti musicisti apprezzano la melodia, il suono di questa eccellenza in movimento. Gli interni, un altro piccolo episodio. Ho 4 minuti. C'è un programma, Tailor Made, giustamente Tailor, sarto. Un programma, se un riccone dice, io voglio gli interni come lo smalto, e è successo, come lo smalto di mia moglie, che è quel viola lì, e loro gli fanno l'interno tutto con quella precisa sfumatura di viola. Qualsiasi colore al mondo esistente gli fanno l'interno. Quindi ci sono 65 sarte alla Ferrari che a mano cuciono e fanno uscire 30, su per giù escono 30 Ferrari al giorno dalla fabbrica di Maranello. Ma c'è di più. Per capire il raggiungimento di questa perfezione sul fare gli interni, le pelli che usa Ferrari sono di animali, buoi, bestie, che sono allevati nel nord dell'Europa, nel nord dell'Inghilterra, solo quelli. Perché? Perché laggiù è freddo, quindi essendoci freddo ci sono pochi insetti, quindi l'animale è stato poco punto nella sua vita. Quindi queste pelle sono estremamente lisce, perfette,
eccellenti. Ferrari usa solo quelle pelli. Immaginate bene, quindi, con tutto rispetto per la Porsche, ma una Porsche che fa uscire 400 macchine al giorno dalla sua fabbrica, non può stare dietro a questi dettagli. La Porsche fa numeri, ma non può arrivare all'eccellenza della Ferrari, che si va a scegliere delle bestie nel nord dell'Europa. Modelli. Ferrari fa uscire un modello una volta all'anno. Questa, per esempio, è la Ferrari aperta, che è uscita, presentata ora a Parigi, al Salone dell'automobile. Un modello all'anno cosa vuol dire? Secondo me vuol dire avere la possibilità di fare un'innovazione ineguagliabile, perché io ogni anno devo fare una cosa nuova, quindi sperimento e innovo. Faccio un altro esempio, Lamborghini fa pochissimi modelli, ne fa 3.000, ma non fa uscire un modello all'anno. Non può sperimentare col ritmo che sperimenta Ferrari. Quindi il modello di Lamborghini, che magari esce ogni 7-8 anni, speriamo vada bene, cioè, chiaramente hanno tutti dietro l'Audi, i tedeschi, però non possono sperimentare al livello che sperimenta Ferrari, che ogni anno fa uscire delle macchine. Questa qui è uscita in 209 modelli, 9 da esposizione e 200 in vendita. Se io andavo a Parigi con soldi in mano, la voglio comprare, lista d'attesa, no scusa, è già tutta venduta, non la potevo comprare, perché c'è la lista di attesa di un anno per poter comprare una Ferrari del genere. L'esclusività. Chiudo, siamo alla fine. Vi ringrazio e vi lascio con due frasi che secondo me sono due talismani che mi hanno colpito e mi fanno capire un po' il personaggio. Sono due frasi di Enzo Ferrari. Lui che per tutta la vita ha cercato di combattere la morte prematura e forse, come ha detto anche Forghieri, anche l'invecchiamento. E quindi la prima frase per me è abbastanza significativa, mi ha colpito, e è questa: quando l'uomo ha mete da raggiungere, non può invecchiare. E la seconda mi ha di nuovo colpito, visto che Ferrari non vende macchine, vende sogni. Se lo puoi sognare, lo puoi fare. Io ho finito, signori, spero di avervi interessato con la storia di un gioiello che abbiamo in Italia.